questo era il mio problema, che io quando sento i cori non ce la faccio a parlare, devo sentirli cantare. Per me non so se succede anche a lei. Sentiamo la squadra, va. Ragazzi, cominciamo a presentare il nostro gruppo del prossimo anno, cominciando da un gigante che arriva direttamente dall'Albania, che arriva dalla primavera del Messina, che oggi è pronto per questa avventura nella prima squadra. Sogniamo di crescere ancora con il Messina. Ed ha un cognome difficilissimo e pieno di consonanti, lo chiamo io, lo chiamo io. Partiamo col primo calciatore della nuova stagione, cominciamo con uno dei più giovani, Livio Oxai. C'è un calciatore che piaceva a tante squadre, piaceva la Salernitana, al Foggia, al Melfi, e alla fine invece è rimasto a Messina, sogna un'altra promozione, significa che è uno dei confermati. Però ha origini olandesi, ma i suoi colori lo confermano. The Bond? The Bond te l'ho scritto in più, perché non si chiama The Bond, non è vero, si chiama Alessio. Scherzetto, non chiedi di la scaletta, ve lo dico. Andiamo avanti con uno dei volti nuovi, il primo volto nuovo che presentiamo di fatto quest'anno, un terzino duttile, si dice, una parola che ci piace tanto e che sentirete spesso perché molti calciatori del Messina hanno questa caratteristica. Lui è nato e cresciuto a Livorno, ha fatto grandi cose con la primavera della squadra della sua città. È giovanissimo, però ha intenzione di fare grandi cose con noi al Messina, ed è Samuele Stampa. Dobbiamo passare a... Vi devo ricordare una partita qua, vorrei che alzaste le mani, ma temo che poi me la alzate tutte e vi devo dire non è possibile. Messina Castel Rigone è la partita. C'era a un certo punto entrato in campo un ragazzino, biondino, capello un po' lungo, che si è messo a correre come un pazzo, gli abbiamo visto fare cose pazzesche proprio perché ci ha veramente messo il cuore, l'abbiamo capito, in realtà ci dicono che ci mette anche i piedi, che è uno di talento. Però siccome ho studiato ho notato che ha il capello un po' più corto, se non sbaglio, no? Però è la stessa voglia per quello che sì. Facciamo un applauso a Tommaso Bonanno. Ce l'avevano presentato come attaccante, devo dire, io sapevo che era un attaccante, però avevo studiato poco, poi il direttore mi ha tirato le orecchie, io sono tornato indietro sui miei passi. E Grassadone l'ha utilizzato spesso in mezzo al campo in questo ritiro, è un altro dei volti nuovi del Messina, può fare sia l'interno che l'esterno, uno che si fa rispettare, si sa far rispettare in campo. Ha compiuto da poco 20 anni, ad aprile, e viene dal Bellare e Gioia Marina. Nicolas Izzillo. Forte, forte! Vai Nicolas! Devi essere una cosa, è una fregatura. Quando noi andiamo al nord, i siciliani ci fanno parlare, quindi con noi i siciliani. Impressionante. Ma non si sente? Sei tanto sardo. Non sei sardo? Non si sente tanto? Sei sardo? Sì, sì.
ragazzi, andiamo avanti con un altro dei volti nuovi del Messina. E adesso restiamo a centrocampo, ci spostiamo sulla corsia esterna, ci facciamo arrivare sul palco, ragazzi. Un look inconfondibile. Fumogeni fanno fumo, se no si chiamavano in un altro modo.